Custodisco la memoria delle passate stirpi, delle gesta di uomini, delle antiche e fiorenti città. Celebro e narro di storie, miti e leggende. Il mio nome è Clio, dal greco antico, Kleos, fama, gloria. Sono la musa della storia. E ti racconterò delle inclite terre di Metapontium, gloriosa polis magno-greca. La denominazione Fabrizio è attribuita ad un sito archeologico del IV secolo a.C., che comprende un pubblico pilaccio alimentato da acque sorgive, una fattoria greca ubicata sulla collina e tutta l'area circostante. Situata sul pendio meridionale della Valle della Vinella, la fattoria ricalca il modello degli insediamenti tipici della Cora di Metaponto di questa epoca. Tra i materiali rinvenuti, particolarmente interessante è una statuetta raffigurante Artemide e una sua adorante con un agnello intorno al collo, a testimonianza della devozione che il proprietario della fattoria e tutti gli abitanti della zona nutrivano per questa divinità. Tale elemento, insieme alla pianta perfettamente conservata della fattoria, mascherata da una fitta vegetazione di lentisco, che presenta tre file di stanze senza cortile centrale, evidenzia le affinità del sito con la fattoria greca di San Biagio alla Vinella. Poco distante, sul fondovalle, ancora sgorga copiosa l'acqua della sorgente Fabrizio, all'epoca utilizzata dalle tante fattorie presenti in zona. La denominazione della località è di epoca romana e fa riferimento al console Fabrizio Luscino, che pose in questo luogo il suo accampamento durante la guerra contro Pirro. La permanenza del presidio si protrasse e alcuni decenni più tardi la difesa del territorio metapontino congegnata da Fabrizio fu essenziale per controllare Annibale che si era accampato proprio nei pressi di Metaponto, dopo la vittoria di Canne sui Romani. Quando i Romani gettarono nell'accampamento la testa del fratello del condottiero cartaginese Asdrubale, ucciso nella battaglia del Metauro, Annibale abbandonò per sempre l'Italia.